L'Anfisculture del Parco del Sole, opera dell'artista Beverly Pepper, sarà al centro di un evento che si terrà sabato 22 settembre a partire dalle 10 nella sala Ipogea di Palazzo dell'Emiciclo, a cura del Comune dell'Aquila e della Fondazione Carispac, in collaborazione con il patrocinio del Consiglio regionale dell'Ambasciata degli Stati Uniti. Ci sarà la conferenza alle 10, dedicata al progetto Nuovi Artisti per la Ricostruzione, nell'ambito del quale rientra l'Anfisculture. Interverranno il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il Presidente della Fondazione Carispac Marco Fanfani, la Sovrintendente per l'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Aquila e il Cratere Alessandra Vittorini, il Dottor Gianni Letta, che dunque a questo appuntamento parteciperà, il Presidente del Comitato d'Onore del Progetto Carmine Lopez, l'ideatrice e curatrice del progetto Roberta Semeraro, ma anche l'architetto Clemens Kusch. Sarà presente l'artista Beverly Pepper. Nell'ambito della conferenza sarà presentato anche il volume Ricostruire con l'arte di Roberta Semeraro, edito da Progelit con i patrocini del Comune, dell'Ateneo Veneto. Al termine dell'incontro sarà proiettato un documentario dedicato proprio alla scultrice Beverly Pepper, realizzato da Marco Zaccarelli e Luca Cococcetta. Alle 12, nell'Anfisculture del Parco del Sole, la coreografia di danza moderna Rinascita di Raffaella Mattioli con Maurizio Di Rollo. In caso di maltempo, la performance di danza si terrà all'interno del Palazzo dell'Emiciclo.